Ciao a tutti ragazzi web, io sono Master e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui ragazzi nel secondo episodio della mia nuovissima serie, la Spawnblock ragazzi, che ho visto che nell'ultimo episodio vi è piaciuto tantissimo. Cioè ragazzi, grazie mille per tutte le visualizzazioni, tutti i like, abbiamo superato anche i 20 like, quindi oltre a portarvi un video al giorno ragazzi, ho capito appunto che vi piace questa serie, quindi continuerò a portarvela tranquillamente. Oggi Minecraft fa i capricci e non mi fa vedere la mia bellissima skin, quindi oggi solo per voi sarò un piccolo Steve volante qui sopra lo spawner. E come vedete non ho fatto progress, cioè non ho fatto niente, solamente allungato il ponte, non ho fatto nient'altro, cioè non sono proprio entrato nel mondo. Non è vero, guardate quanto progress ho fatto ragazzi off camera, cioè tipo c'ho un merdato tipo per 2 ore. Allora, aspettate un attimo che ci sono i suoni troppo alti, mamma mia, non riusciamo neanche a sentirmi la mia stessa voce. Comunque, sì, ho fatto un sacco di progress. Già, noi avevamo lasciato il cobblestone generator qua, ora vi illustro un po', anche se sta già tornando mattina, però vabbè dai. E ho spostato il cobblestone generator da qua a qua, l'ho fatto come si deve. Come vedete ho messo anche le fence perché così è più carino e coccoloso. Come vedete noi ci mettiamo qui, a volte i cubetti si buggano e rimangono da quella parte, però comunque sarebbe questa la cosa, cioè noi spacchiamo e ci dà tutti i cubetti. Vedete come sono carini, bellissimi. E ho farmato veramente un sacco di cobblestone, ora andiamo a prenderci questi pezzetti, perfetto. Quindi questa è l'area del nostro cobblestone generator. Poi ho deciso di mantenere questa texture da fare con tutti i ponti che faremo in questa serie, e cioè lasciare lo strato di terra verde perché è veramente figo con questo legno, poi questo strato di roccia e infine le nostre bellissime fence che controllano così tutto il nostro villaggio. Perché come vedete ragazzi, io vado sopra ma non sbatto. Questo l'ho fatto perché ragazzi, mentre ero off camera appunto a costruire tutta questa bella mia casettina volante molto figa figosa, sono caduto e ho perso tutto, diciamo mi sono dovuto rifare tutto l'inventario. Infatti come vedete gli utensili sono quasi tutti nuovi. Però come vedete ragazzi, qui si gira a sinistra e qui c'è la cosa molto bellissima, e c'è la nostra farm di alberi, che in questo episodio, cioè dopo questo episodio, non ci servirà quasi a niente se non per abbellire con appunto questi altri diversi tipi di legna. Perché oggi ragazzi, proprio oggi, sì signori, se voi non chiudete il video oggi andremo a vedere il nostro bellissimo spawner di Oakwood. Sì, perché ragazzi, io quando registro non capisco niente, non lo sapete che io prima di registrare faccio uso di droghe pesanti, no? Sì, quindi lasciate un like, cerchiamo di arrivare di nuovo a 20 se volete un episodio ogni giorno di questa serie. Ragazzi, io, come vedete, in questi giorni vi sto portando un video al giorno, mamma mia, i giochi di parole, proprio il Super 9000. Però, magari, se vedo molta partecipazione nei miei video, magari potrò portarvene anche 2 al giorno, visto che in questo periodo la scuola non mi sta molto tartassando, visto che diciamo per questo periodo diciamo le verifiche si sono un po' fermate per questo mesetto, quindi potrei anche provare a fare un video, cioè 2 video al giorno. Ora metto questo pezzettino in terra, visto che questi bei coccolosi qui zombie, intanto gli ho bloccato lo spawner perché ho un sacco di carne marcia. Vabbè, comunque mi hanno droppato anche, oltre a legno normale, anche questa qui già verde, quindi la metto così si espande prima. Come vedete poi per ora ho solamente tipo carne marcia da mangiare, cioè guardate qui quanta carne marcia ho. Mi hanno dato anche le mele e gli alberi, e gli zombie mi hanno dato anche 2 patate, oh my god. E oltre alle patate, se non sbaglio, mi hanno dato anche un pezzettino di ferro. Sì, eccolo qui, che poi aspetteremo di conquistare lo spawner di ferro, così ci facciamo tutta l'armatura fighissima in ferro. Poi non vedo l'ora di conquistare anche l'acqua, che sta tipo da qualche parte, però non ricordo, così possiamo piantare le patate e non devo mangiare per forza questa merda di carne marcia. Comunque io prenderei un po' di terra, non troppa perché ho paura di fare fail, no? Quindi non vorrei morire come un animale. E poi mi prendo un po' di questo legno, me lo trasformo tutto in slab e iniziamo ragazzi ad andare verso la nostra isola molto figa, no? Cioè voi lo sapete che le isole sono fighe, no? E quindi ci siamo fatti un sacco di slab. Ora vediamo il pietrisco, che intanto ne ho farmato abbastanza. Lo trasformiamo tutto in questi cosi bellissimi, cioè voi lo sapete, no? Che sono bellissimi. E quindi lo facciamo insieme, no? Così siamo tutti più fighi. Comunque ragazzi, io vi ricordo di lasciare qui sotto nei commenti, oltre a un bel like, perché altrimenti sennò
vi muore il pesce rosso, ma lo sapete che ormai è categorica questa cosa. Quindi, oltre a lasciare un bel mi piace, scrivetemi anche un consiglio qui sotto, magari una sfida, perché come ho fatto nella mia survival, magari posso mettere un tabellone e mettere tutte le sfide, tutti gli obiettivi che mi ponete voi appunto qui sotto nei commenti. Quindi, se l'idea magari vi piace, me lo potete tranquillamente mettere, poi io vi saluto, mi metto tranquillamente un bel cartellozzo, così quando vi scaricate la mappa, magari in un futuro, se deciderò di mettere questa mappa in descrizione, perché non lo so, vi piace particolarmente, vedo che siete molto coinvolti in questa serie, e così vi rimane tipo il vostro nome per sempre, 1-1 in the world, no? Allora, siamo... non arriviamo neanche centrale a questo spawner, però vabbè, scialla. Allora, prima ci arriviamo con la terra, così vediamo un po' com'è la situazione, poi ce lo giostiamo, magari, ragazzi, me lo giostro, diciamo, off camera. Allora, siamo più o meno sopra, più o meno. Qui faremo una rotonda da dedicare solamente a questo spawner. Ok, ragazzi, prendiamo l'ultimo stack di terra. Ecco, l'ho rimesso dentro perché io sono una persona intelligente, no? Come sapete. Comunque, come vedete già in lontananza, lì ho quasi terminato di fare la piattaforma dove noi poi spawneranno i nostri bellissimi scheletri e noi inizieremo a ucciderli proprio malamente, no? Proprio come delle selvaggine selvagge, no? Bellissimo. Hashtag selvaggine selvagge sotto questo video, forse, dai. Allora, qui spawneranno i nostri scheletri, quindi noi ci facciamo tipo la piattaforma qui intorno, e ci metto poi tranquillamente le nostre fence, perché altrimenti io cado e muoio proprio malamente. Quindi ora off camera provvederò a mettere le fence. Comunque, magari aspetto che si faccia notte e intanto abbellisco, cioè finisco di abbellire questa piattaforma, così magari riusciremo a uccidere questi scheletri, a vedere un po' di fare cose importanti. Perché, ragazzi, se non lo sapete, cioè qui non sono più zombie che spawnano, ma spawnano scheletri. Quindi, come, ecco, ho sbagliato intanto a mettere fence, qui sprecheremo il legno, proprio, vabbè, tanto ora ci sono i nostri bellissimi scheletri che ce lo danno, no? Quindi, proprio, fieri. E comunque, stavo dicendo, non sono più zombie che ci droppano il legno, ma sono questi bellissimi scheletri. Di conseguenza ci daranno anche farina d'ossa. E di conseguenza potremo farmarci già patate senza l'uso dell'acqua, se non sbaglio, tramite un bug che ho visto in un video di Surreal, se non erro. Perché senza acqua non possiamo farmare patate con l'uso del bone meal, in modo che crescono più velocemente, e posso farmare anche più velocemente quella legna diversa. Quindi proprio GG, siamo a cavallo, ragazzi. Quindi sì, io vado a prendere gli ultimi pezzettini qui di legno, sì, in modo tale che stavolta li prendo di abete, perché io posso, cioè non so se voi potete, ma io posso. Prendo questi qua, mi faccio così. Ok, dov'è l'altro pezzo di legno? Perfetto, faccio così. Vabbè, non posso, però posso fare così. E tre. Ok, perfetto, vabbè, no. Cazzo, è vero, non si possono... Non sono cumulabili, a quanto vedo. Cazzo, sono diversi, ho fatto un fail. Vabbè, li userò per abbellire tipo qualcos'altro. Ora mi ero confuso un attimino con gli stick. Sì, perché gli stick tipo se li accumuli non fa niente. Però a quanto pare non è la stessa cosa per le lastre. Però vabbè, mi ero un attimino confuso, ragazzi. È da tanto che non gioco a Minecraft Vanilla, non si nota. Ora voglio vedere se stanno meglio i muretti in pietrisco oppure i muretti questi altri qua in legno. Qui vabbè, le solite fence. Ora vediamo un attimo, ecco, sta incominciando a piovere. Toglila, perché oltre a farmi lagare, cioè fa proprio schifo la pioggia in Minecraft. Quindi sì, aboliamo, noi siamo contro la pioggia, proprio hashtag noi siamo contro la pioggia. Diffondetelo, ragazzi, diffondetelo. E comunque, ragazzi, come avete visto, questi episodi saranno più corti, quindi io ora faccio un altro stacco, perché altrimenti qui non finiremo più. Finisco di mettere queste lastre di pietra, diciamo, lo abbellisco un po', aspetto che arrivi la notte e ci vediamo più tardi per iniziare a uccidere questi stupidissimi scheletri. Eh sì, ragazzi, è arrivata la notte. Aia, stiamo per morire. È arrivata la notte e stanno iniziando a spawnare questi stronzetti. Quindi io devo un attimino salire e bloccare questi qui, perché altrimenti spawnano all'infinito. Ok, allora io qui avevo pensato di fare tipo una cosa del genere, visto che abbiamo failato a craftare questi bellissimi slab di colore, quelli di legno diverso. Avevo pensato di fare tipo una cosa così bellina, che sulla terra, essendo questo il legno, no? Quindi uscirebbe tipo una cosa figa. Possiamo mettere queste qui, così distacchiamo anche la crafting table centrale.
Ok, sì, credo che così ci stiano molto bene. Poi ho provato anche a mettere questi cobblestone wall sulla legna e considerando che questo poi diventerà tutto verde, sì, ci stanno molto ma molto bene. Poi qui non so se tipo continuare a mettere le lastre. Così continuando andando a finire qui i wall, consigliatemi ragazzi qui sotto nei commenti. Ora io vado a togliere queste bellissime luci che avevo messo, perché ora devono iniziare a spawnare, perché sennò altrimenti mi arrabbio, perché mi serve legno. Aia, ecco, magari meno lentamente, non magari mentre ancora sto io in aria, magari mi fareste un piacere. Comunque, come avete visto, ho già iniziato a prendere un bel po' di ossa che si trasformeranno ben presto in bone meal, quindi siamo veramente a cavallo ragazzi, ma veramente a cavallo. Quindi ora io rimarrò qui a farmare un bel po' di farina qui di os. Bellissimo, non mi ha avvelenato. Comunque io vorrei far notare, aia aia, non vi faccio notare niente perché questi stronzi mi stanno per uccidere. Comunque vi volevo far notare che sono morto e mi è tipo ricomparsa la skin tipo le magie oscure di Minecraft. Allora dai, bastardi, dai, continua a sparare, dai. Brutti stronzi, vabbè sì è vero, devo togliere le torce, sono scemo io. Ok, quindi ragazzi, io mentre uccido gli ultimi scheletri che spawneranno tipo adesso, perché è tutto buio, io sicuro ci muoio qua, lo so che ci muoio. Fammi mettere una torcia perché sennò qua ci muoio sicuro, già che la spada mi sta anche finendo. Quindi ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Oggi abbiamo conquistato, guardate quanta legna mi sto già facendo, proprio a bomba. Abbiamo conquistato lo spawner qui della legna. Nel prossimo episodio andiamo ad esplorare quello, cioè a conquistare lo spawner delle mucche, che ci daranno tipo cibo infinito, perché spawneranno mucche a non finire, non c'è manco bisogno di farle accoppiare, quindi avremo tipo carne di mucca infinito. Qua mi farò un bel po' di stack e stack di legno di quercia in modo tale di andare avanti con queste slab e conquistare tutti i spawner possibili. Nei commenti magari consigliatemi se andare a conquistare quello lì di sabbia, se non sbaglio, o magari uno di cibo, visto che c'è mucche, maiali, pecore, ci sono tutti tipo. Quindi consigliatemi anche quale spawner vedere. Arriviamo di nuovo a 20 like se volete il prossimo episodio domani. Io vi consiglio di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate un bel commentino qui sotto, dandomi una sfida, un consiglio da fare in questa serie. Quindi detto questo, condividete questo video su Facebook per farmi conoscere a più gente possibile. Detto questo, al vostro Lupetto è tutto. Ciao ciao!